Annuncio che assieme al CONI saremo a fianco perché da qui al settembre del 2015 l'Italia presenti la propria candidatura ai Giochi Olimpici del 2024. Potevamo che dedicare questa seconda parte della nostra trasmissione alla notizia di questa settimana, e cioè la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, e ne parliamo con Valerio Piccioni della Gazzetta dello Sport, ben trovato. Buonasera. Allora, una scelta non a caso, perché tu hai seguito da vicino i lavori che hanno portato in fondo a questa scelta, perché da mesi se ne parla, però poi le nuove regole approvate dal CIO sicuramente hanno dato la spinta alla capitale di fare questa scelta, di buttarsi in questa avventura. Avventura che ti chiedo subito, ci porterà alla vittoria oppure no? Bah, diciamo che siamo un po' al primo minuto di gioco, insomma, e la situazione è ancora molto complicata, non si sa in realtà neanche contro chi ce la giocheremo, insomma, si sa solo che ci sarà una città statunitense che sarà certamente l'avversaria numero uno, poi forse Parigi, forse Berlino, forse Istanbul, probabilmente Città del Capo, insomma è tutto molto complicato. Io penso che la partita sarà comunque durissima, partiremo non certo da favoriti ma da outsider. Queste regole in un certo senso ci tranquillizzano un po', perché di fronte ai gigantismi delle elezioni passate, alla strage di miliardi di soci, ma in parte di Londra, il fatto che il CIO, di fronte alla fuga delle città dalla candidatura, dalla prospettiva di una candidatura olimpica, abbia un po' abbassato l'asticella, ci ha consentito di correre, e questo penso che sia stato il passo decisivo poi per portare Renzi e Malagò, insomma, a dire il famoso sì. Lunedì 15 dicembre al Salone d'Onore del CONI l'annuncio ufficiale, lo abbiamo sentito dato da Renzi, ma ripercorriamo un po' quella giornata che insomma potrebbe diventare l'anno zero di questa candidatura olimpica. Sognare si può, anche quando tutto intorno è una nuvola nera che avvolge speranze e ambizioni. Lo scandalo di Mafia Capitale non è che l'iceberg di ferite che negli anni hanno scalfito la fiducia degli italiani. Ora una nuova sfida attende il nostro paese. Dal Salone d'Onore del CONI, dove sono riuniti i maggiori rappresentanti istituzionali, i capi delle forze armate e il meglio dello sport italiano, arriva l'ufficialità tanto attesa. Ad annunciare la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2024 è il Premier Matteo Renzi, supportato dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò. Un passo che alcuni ritengono inopportuno, altri invece necessario per voltare finalmente pagina. Di certo inizia una nuova avventura che vedrà coinvolta l'intera nazione grazie alla nuova possibilità indicata dal CIO di allargare il raggio d'azione anche ad altre città. Il termine ultimo per presentare le candidature è fissato per il 15 settembre 2015. Tre leader, una squadra entro il 15 gennaio. Giovanni Malagò detta tempi e modalità per la formazione di una triade che si occupi nella migliore maniera possibile della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. Un componente del gruppo dovrà godere di prestigio nazionale e internazionale, un altro sarà capo dell'area più tecnica organizzativa, un altro ancora dovrà invece rappresentare l'Italia nel mondo olimpico. In pole position Franco Carraro, Luca Pancalli, Mario Pescante e Luca Montezemolo. Roma 2024 sarà una candidatura molto forte, ha dichiarato all'indomani dell'annuncio il presidente del CIO, Thomas Bach. Il numero uno dello sport mondiale parla dell'Italia come un paese fatto di atleti di successo e grandi dirigenti, impianti sportivi esistenti, infrastrutture generali e monumenti storici famosi in tutto il mondo. Tutto questo, conclude il numero uno del Comitato Olimpico Internazionale, rappresenta una base solida per organizzare i giochi in maniera fattibile e sostenibile. Complimenti e lusinghe che però si scontrano con una realtà al limite del paradossale, critiche, polemiche e luoghi comuni che arrivano dall'interno del paese ma anche dall'estero. Le citazioni dei maggiori quotidiani internazionali su mafia e 'ndrangheta si sprecano. Dal Telegraph al Guardian l'elenco dei nostri scandali è una costante nei servizi di tutti i media del mondo, un ostacolo di cui Malagò e i suoi non potranno non tenere conto.
E poi ci sono le avversarie, forti e agguerrite. All'indomani dell'Italia, per esempio, anche gli Stati Uniti si sono candidati per ospitare i Giochi Olimpici del 2024, ma la città selezionata sarà annunciata solo a inizio 2015. In lizza Washington, Boston, San Francisco e Los Angeles. E siamo solo all'inizio. Di giorno in giorno l'elenco è destinato ad allungarsi, Roma si prepara e avrà contro tutto e tutti. Quello di questi giorni, insomma, è solo il primo passo di un lungo cammino che vedrà lo sport italiano alzare la bandiera dell'onestà e della voglia di vincere e sognare contro tutto e tutti. Sicuramente dicembre è stato caratterizzato da questo scandalo Mafia Capitale. Certo, l'annuncio della candidatura arriva un po' come tempismo, in maniera un po' così, o almeno così è vissuto dagli italiani abituati ormai a fare le pulci ai progetti, soprattutto quando si tratta di fare strutture e opere. Questo spettro in qualche modo può condizionare questa candidatura? Ma sicuramente la condiziona, perché il grado di sfiducia, vorrei dire quasi di rassegnazione, di sconforto che c'è nel paese è chiaro, voglio dire, è palese. Io penso che ci siano due tempi della candidatura. Cioè, in un primo tempo della candidatura bisogna convincere gli italiani, e i romani in particolare. Nel senso che attualmente possiamo scommetterci, ma insomma il livello di mancato consenso è attorno ai tre quarti, due terzi, tre quarti. Quindi o ti presenti, diciamo, al CIO e o ti presenti internazionalmente con una situazione cambiata rispetto a questo dato di partenza, oppure sei sconfitto prima ancora di andare a cercare i voti dei membri del CIO che poi decideranno a settembre del 2017 a Lima. Quindi il problema fondamentale è questo, un progetto in cui il Paese si riconosca, in cui veda delle opportunità di lavoro, delle opportunità di crescita, delle opportunità di stare meglio anche con se stesso, e poi nella seconda fase invece costruire evidentemente un consenso internazionale. È chiaro che questa seconda fase può anche partire prima, però ci deve essere questa vittoria interna. Se i dirigenti del CONI e se il governo non lo capisce, io spero che lo capisca, ci sono stati dei segnali in questo senso, io credo non si vada da nessuna parte. Ma come si convincono gli italiani? Si convincono per esempio facendo vedere che ci sono delle prospettive di lavoro, i famosi 29.000 posti che erano stati immaginati in una candidatura precedente, che questi 29.000 posti andrebbero a quelli che hanno i curriculum migliori, più rispettabili, più utili per questa candidatura attraverso dei meccanismi di trasparenza, per fare questo esempio. Secondo, spiegando che non ci saranno delle spese folli, che poi impianti che vanno al macero o cadono a pezzi o non vengono più utilizzati, ma impianti che hanno la loro funzionalità. Anche su questo però bisogna stare attenti, perché dire che bisogna utilizzare gli impianti esistenti e qualche volta installare degli impianti provvisori non vuole dire che noi ci possiamo presentare alla candidatura con gli impianti che abbiamo adesso e basta, perché obiettivamente andremo... Non è che siano all'altezza. Esatto, cioè da un punto di vista, per dire, di impianti al chiuso. Noi abbiamo il Palazzetto Madia, il Palazzetto dello Sport, che è un impianto, diciamo, al limite dell'utilizzo olimpico. Per chi è stato ai giochi nelle precedenti edizioni sa che non potrebbe essere usato se non per uno sport, forse il meno popolare possibile. E allora ecco che almeno due o tre situazioni di grande sviluppo, sempre legato chiaramente a progetti funzionabili, sostenibili, per esempio Tor Vergata, per esempio un nuovo velodromo, per esempio il nuovo stadio della Roma, ecco, delle situazioni che rafforzino un po' il nostro pacchetto di mischia, altrimenti andare e sottovalutare, diciamo, la sfida e dire vabbè, ma noi tutto sommato stiamo messi bene, abbiamo l'Olimpio, il nuovo stadio del tennis, benissimo, andiamo avanti, no, insomma, non è tutto così semplice. L'idea di spalmare queste varie discipline in varie città, possibilità appunto aperta dal CIO, si parlava anche per esempio del tiro con l'arco in Vaticano, ma non solo, superando i confini di Roma, c'era Antonio Rossi quel giorno, che attuale assessore allo sport della regione Lombardia, diceva noi Lombardia potremmo insomma ospitare qualche disciplina. Quest'idea come ti pare, ti convince? Diciamo che l'idea ha dei limiti che non stanno nero su bianco, ma si trovano invece nella prassi che si è più o meno immaginata, anche parlando con alcuni dirigenti del CIO, in particolare con John Coates, che è il dirigente che ha coordinato la commissione sulle famose modifiche della Carta Olimpica, che danno la possibilità di questa, chiamiamola, territorializzazione della candidatura. Allora, questa spalmatura può avvenire sostanzialmente per gli sport di squadra fino ai quarti di finale,
per uno sport individuale in casi di particolare situazione geografica o ambientale, del tipo noi abbiamo un bellissimo impianto di canoa fluviale che si trova da una parte, costruirne un altro costerebbe una cifra assurda, si può considerare l'ipotesi di presentare quell'impianto, magari nonostante sia lontano da Roma. Adesso sto facendo un esempio che in realtà non corrisponde a verità, però ecco, quindi dobbiamo evitare, diciamo, che a un certo punto cominci una collezione di proposte che diventa al tempo stesso collezione di frustrazioni, quindi questo è il problema. Quindi certamente noi possiamo fare delle proposte che vanno un po' oltre, diciamo, l'abitudine, per esempio il torneo eliminatorio a Milano e di basket, possiamo farle. Però Malagola ha detto chiaramente, più allarghi e più perdi. Allora, sentiamolo proprio il presidente Malagò in questa intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa sull'argomento e sentiamo quali sono le sue opinioni al riguardo. Come si fa a convincere quelli che criticano questa scelta di Roma di candidarsi alle Olimpiadi del 2024? Bisogna rispettarli, perché ognuno è padrone di esprimere la propria opinione, però quello che chiedo è di non essere prevenuti a prescindere. Noi porteremo nel giro di qualche mese uno studio di fattibilità con dei criteri innovativi, con una, non una voglia, con un desiderio, con un'obbligatorietà di essere clamorosamente trasparenti, coinvolgendo già da subito e non in corso d'opera come è successo in altre manifestazioni, devo dire non solo sportive, il nostro paese. Si sa che è impossibile che tutti e 60 milioni di italiani siano d'accordo, ma sicuramente una buona parte di questi, ci auguriamo che sulla base di qualche appunto elemento diverso, probabilmente si rivedono sulle proprie posizioni, che comunque è corretto, uno deve rispettare. Il giorno dopo gli Stati Uniti hanno fatto anche il loro passo. Almeno in questo caso sono arrivati secondi. Speriamo. Ma lei teme qualche città più di qualche altra? Io temo tutti, però sinceramente più di tutti temo noi stessi. Forse teme così tanto noi stessi che sente l'esigenza, Malagò, di nominare anche un garante anticorruzione, proprio perché forse per dare l'idea agli italiani che lui ci mette qualcosa di suo per garantire questa trasparenza, però non fa un po' un certo effetto aver bisogno di nominare una certa figura? Sì, però d'altro canto oggi tra le poche figure e tra le poche istituzioni che gli italiani prendono in considerazione e che possono produrre rassicurazione c'è proprio l'autorità anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, per cui è ovvio che il riferimento sia quello e si sia partiti da lì. È ovvio che anche su questo noi non dobbiamo pensare che il garante diventa gestore. Il garante naturalmente fa il garante, quindi dovrebbe avere delle possibilità di controllo come per l'Expo, e però la gestione naturalmente sta ad altri, insomma, e qui ci vuole il coraggio anche delle scelte. Anche su questo secondo me è necessario dare un segnale di novità, di rottura, anche anagrafico, voglio dire. La scorsa candidatura, quella per Roma 2020 che fu bocciata da Monti, sapeva veramente di, come dire, di già visto, esatto, veramente sei stata bravissima ad utilizzare questa espressione. Adesso bisogna, forse anche, ripeto, complice questa figura di Renzi, che insomma certamente ha scongelato, ha sparigliato, al di là di come lo si voglia considerare, questo momento per il Paese. Ecco, bisogna cercare di spenderla anche dando questo segnale che non è una candidatura dei soliti noti, che ci possono essere delle energie intellettuali diverse e che possono trovare uno spazio, diciamo, per essere utilizzate, per essere considerate, per essere valorizzate. Io amo sempre fare questo riferimento al grande Pietro Mennea, che si ribellò contro la candidatura di Roma 2020 facendo tutta una serie di osservazioni. E naturalmente quella era un'altra epoca olimpica, non c'era stato questa riforma del CIO, però certamente leggersi quel libro, vedere che cos'è che non è andato nelle edizioni precedenti, cercare di cogliere alcune cose che scriveva Pietro nel suo libro sui costi delle Olimpiadi, ecco, potrebbe costituire forse un ideale inizio per questo cammino. E allora un po' sentire sempre coi nomi quando si parla di comitato, tra i nomi che corrono ci sono Mario Pescante, Franco Carraro, non sono
facendo un po' di polemica, anche loro il già visto? Sì, sono il già visto, loro saranno dei, sicuramente si possono spendere da un punto di vista internazionale, diplomatico. Sono dei membri autorevoli, però io credo che il timone della candidatura debba essere di persone diverse e non si può credere che l'Italia non sia in grado, la classe dirigente dello sport e anche fuori dallo sport, non sia in grado di esprimere dei nomi nuovi che sono assolutamente necessari, ripeto, fuori ma soprattutto io credo dentro il paese prima di cominciare. Allora, sentiamo un po' anche altri pareri, li abbiamo raccolti quel giorno, il giorno dell'annuncio della candidatura, sportivi, appunto c'è anche Mario Pescante, ex sportivi, sentiamo cosa ne pensano loro di Roma 2024. Abbiamo davanti una sfida quella del dossier per la candidatura olimpica, una sfida che io lo dico con molta chiarezza, affronto non con lo spirito di partecipare ma con lo spirito di vincere non per Roma ma per l'Italia. Da buoni sportivi il mondo dello sport e la vita sportiva ci insegna sempre che va bene partecipare ma anche, come diceva De Coubertin, la consapevolezza di essersi preparati per vincere. Poi come tutte le gare, le competizioni si possono vincere e si possono perdere. L'importante è essere a posto con la propria coscienza. Oggi inizia un percorso che va affrontato con grande, grande, grande rigore, con grande trasparenza, ma credo che sia anche un percorso che possa aiutare questo Paese ad avere maggior, come dire, a guardare con maggior ottimismo il futuro. Se non si ha il coraggio e la consapevolezza che questo Paese deve avere speranza, deve andare avanti indipendentemente, logicamente, dalle Olimpiadi, si fa un grosso errore. È chiaro, nel momento in cui, o dal momento in cui ci candidiamo per le Olimpiadi, dobbiamo fare una buona organizzazione e deve essere organizzata per far bene. In passato, per quanto riguarda i cambi di eventi, non è sempre stato così, però prima o poi dovrà poi verificarsi una buona organizzazione. L'inizio del percorso, poi si tratterà di porci nei confronti dell'opinione pubblica, nei confronti di questo clima, questa atmosfera che c'è di frustrazioni, in maniera tale che vengano adottate anche dalla gente. Questo è molto importante ai fini della decisione a livello internazionale. Ma cosa è cambiato rispetto alla candidatura di Roma 2020, quando in tanti erano in qualche modo contro questa candidatura? Contro dopo la decisione di Prodi e prima gli italiani purtroppo sono molto sensibili ai discorsi alla pancia, scusate il termine un po' banale. Beh, cos'è cambiato? Le nuove regole delle candidature olimpiche. Adesso partiranno tutte le consultazioni, insomma, per vedere anche quali altre città possono ospitare qualche evento, insomma fine ai quarti. Penso che sia un'occasione buona anche per la Lombardia, dove si possono organizzare dei bellissimi eventi come canoa, canottaggio, ma anche canoa da slalom e via dicendo, quindi insomma il basket e altri sport. Insomma, è un'occasione per magari pensare nella zona Expo, una volta andato via, diciamo una volta finita l'esposizione, per costruire una cittadella dello sport. L'Italia non è seconda a nessuno, l'abbiamo già fatto e il pensiero di poterlo fare ancora meglio è certamente una grande occasione per, come posso dire, per unire tutto il popolo e magari far sentire a tutti gli italiani il paese stesso, l'Italia, come casa propria, cosa che invece ogni tanto noi dimentichiamo di fare, insomma ci chiudiamo dietro la porta di casa e pensiamo che la nostra vita sia soltanto all'interno di quelle quattro mura, ma non è assolutamente così, il paese è il nostro. Voglio pensare che il fatto che eventualmente questa Olimpiade non coinvolga solo Roma, ma il nostro paese, ecco, possa essere importante per un rilancio generale, no? Perché altrimenti sarebbe forse visto, focalizzato troppo su Roma Capitale, invece così potrebbe essere l'occasione proprio per partire e insomma tutta l'Italia si dia una mossa. Bisogna pensarci molto bene, in parte sono molto eccitata e mi piacerebbe tantissimo, in un'altra parte bisogna avere anche le condizioni, le possibilità, l'organizzazione fatta al meglio, perché parliamo di Olimpiadi, una prestazione molto alta, quindi mi auguro in caso che saremo veramente all'altezza di farlo. Beh, sicuramente è una grandissima soddisfazione indipendentemente da tutto, io ci sarà o non ci sarà non lo so, comunque il fatto che ci siano delle Olimpiadi in Italia sicuramente è una bellissima cosa.
Sono sicuramente una bella cosa per le Olimpiadi del 2024, per me magari sono un po' più in là, però sicuramente sarebbe molto bello chiudere la mia carriera proprio in previsione di quelle Olimpiadi. È anche molto bello per atleti giovani che poi si trovano, metti che dove sono le Olimpiadi, metti che ricostruendo tutto di nuovo, quindi penso che è una cosa bellissima trovarsi con tutte le strutture nuove, rinnovate. Quindi per loro una grande chance per allenarsi poi bene. Sarebbe bellissimo fare un'Olimpiade in casa, secondo me è fantastico. Io ho già fatto un mondiale ed è stato veramente la fine del mondo. Quindi fare un'Olimpiade a Roma sarebbe secondo me fantastico un po' per tutti, anche per il pubblico, per l'Italia che può seguire le Olimpiadi più da vicino. Sono molto soddisfatto che l'Italia fa questa presentazione, quella cosa delle Olimpiadi 2024, e speriamo che possiamo portare in Italia. Per me è stata una gran bella sorpresa. L'Italia merita questo palcoscenico, sarà dura anche in questo caso poter superare i nostri concorrenti, però l'Olimpiade è straordinaria, farla in casa ancora di più. L'effetto è bello, ma sarà molto difficile. Ci sono tanti soldi da mettere a garanzia per organizzare un'Olimpiade, però dai, ci crediamo. Non ci arriverò da nuotatrice perché 2024 insomma è ben oltre la data prevista per la mia fine carriera, quindi però anche vederla da spettatrice sarà un'emozione incredibile. Io penso che l'Olimpiade possa dare nuova vita all'Italia, questo sicuramente. Spero che si vinca questa candidatura, spero che Roma possa avere questo 2014 tutto olimpico per noi italiani, per Roma che comunque è la capitale del mondo. Non ci sarò sicuramente come sportiva, diciamo, come atleta, ma spero di esserci in un'altra veste. E allora abbiamo sentito tutti questi pareri autorevoli, atleti, ex atleti. Valerio, insomma, le opinioni sono varie, vedremo. Noi intanto, passando un po' a quella che è la concretezza degli eventi che invece nella capitale ci sono sul serio, il 25 gennaio c'è un appuntamento con una corsa, con un evento di atletica a Tecaro. Sì, c'è la corsa di Miguel che probabilmente qualche podista conosce, speriamo. E non si parla di Olimpiadi, però si parla di impianti olimpici, visto che la corsa ha come cuore lo Stadio dei Marmi intitolato a Pietro Mennea, e quindi diciamo che è un modo un po' anche per cercare di andare oltre lo sport degli ordini di arrivo, delle classifiche, delle medaglie. È uno sport il più possibile diffuso che mette insieme i campioni e magari i podisti anonimi della domenica. In questi giorni si stanno chiudendo le iscrizioni per quanto riguarda la prima fase. Tutti coloro che si iscrivono prima di Natale avranno appunto questa agenda che non so se è possibile in qualche modo inquadrare, facciamo, ma insomma, inquadrare. Si tratta di un gadget che è dato a tutti coloro che si iscrivono prima di Natale, che è un viaggio, diciamo, nella bellezza del correre. Insomma, ci sta di tutto fondamentalmente, da Miguel, che come sappiamo è un maratoneta, poeta desaparecido in Argentina negli anni della dittatura, fino a tutti i film, Forrest Gump, il film su Dorando Pietri, la storia di Pietro Mennea, insomma i romanzi, La solitudine del maratoneta, tutto questo viaggio che mette insieme un po' la cultura del correre. Quindi l'appuntamento, ecco, è per il 25 gennaio, speriamo che ci sia tanta gente, magari anche quello può dare un piccolo contributo, un piccolo mattoncino che si può mettere verso la fiducia sull'ipotesi che la candidatura olimpica non sia roba da marziani, ma in fondo possa aiutare questo sport diffuso di tutti i giorni, tutte le domeniche, che magari è un po' in sofferenza e può dargli una mano per cercare anche di resistere, ecco, di andare avanti. Visto che l'hai nominato e visto che siamo all'ultimo appuntamento di quest'anno, direi di ricordare anche Pietro Mennea, visto che dello sport italiano sicuramente lui è stato un pilastro, non c'era in queste nostre interviste, ci sarebbe stato comunque, avrebbe dato sicuramente quel solito giudizio suo molto, molto vero, molto sincero, anche se magari alcuni non sarebbero stati d'accordo. Sì, direi Pietro, che penso che si può criticare per tante cose, per carità, insomma, gli esseri umani sono fatti per sbagliare, però certamente dentro e fuori la pista non gli mancava una cosa, il coraggio di allenarsi tanto, di,
di sfidare tutti i migliori e anche di dire quello che pensava. E allora, grazie Valerio, tanti auguri a te, tanti auguri alla Gazzetta dello Sport. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con lo spazio dedicato alla pallanuoto. A dopo. Ritrovati allo spazio dedicato alla pallanuoto per fare un bilancio dell'anno 2014 e dare l'appuntamento al 2015. Lo faremo insieme a Federico Marietti, che l'ha detto stampa, responsabile comunicazione della Lazio Nuoto. Ben trovato. Grazie, buonasera. E buonasera a Mario Bonito, che è il portiere della Roma Visnova. Ben trovato. Buonasera. Allora Federico, è il momento anche di dire che abbiamo scelto di dedicare alla pallanuoto questo spazio. Questa è anche una novità: nel 2014 finalmente la pallanuoto ha un piccolo spazio che si merita. Assolutamente, è il motivo per cui sono qui quest'oggi, chiudiamo quest'anno e anche per lo sfruttiamo, insomma, questo spazio per ringraziarvi anche della possibilità che ci date, perché non esistono molte trasmissioni che parlano degli sport che non sono il calcio, e invece la pallanuoto è uno sport meraviglioso per chi lo conosce, per chi ci si sta avvicinando, e quindi noi volevamo esserci in prima persona anche questa volta per dire grazie, insomma, perché è importante che ci sia un seguito di questo tipo. Per la Roma Visnova un 2014 da incorniciare, perché è l'anno della promozione nella massima serie. Che effetto fa? Beh, sicuramente è stata una grande soddisfazione la scorsa stagione aver partecipato ai playoff, averli vinti. Quest'anno ci siamo trovati in una realtà diversa dalla Serie A2 che era l'anno scorso, in cui stiamo lottando appunto per la salvezza. Abbiamo fatto 6 punti, siamo, diciamo, quasi soddisfatti del nostro lavoro. Potevamo fare di più, però non è andata male, perché siamo ragazzi giovani che si sono cimentati tutti per la prima volta nella Serie A1. Siete reduci anche da una trasferta difficile e delicata? Sì, la trasferta di sabato era proibitiva contro la prima in classifica, però abbiamo retto bene per 3 tempi, tenendo sul 10-5, poi loro hanno dimostrato il loro valore nell'ultimo tempo con un parziale di 9-2, però siamo parzialmente soddisfatti della trasferta. Invece il guru della Lazio, cioè Pierluigi Formiconi, aveva avvertito: il nostro campionato all'inizio, dopo le prime 3 gare, se non sbaglio, deve ancora iniziare. E quando è iniziato il campionato della Lazio, la formazione biancoceleste ha iniziato a guadagnare punti importanti e adesso ha chiuso con una vittoria. Sì, totalmente soddisfatti invece noi dell'ultima trasferta a Napoli contro la Canottieri. La Lazio non vinceva da anni alla Scandone, che è una piscina storica, insomma, della pallanuoto, una vittoria importantissima. La Lazio ha ottenuto il 5º risultato utile consecutivo, 4 vittorie e un pareggio, meglio nelle ultime 5 partite ha fatto soltanto il Brescia. Questo fa capire il lavoro che stanno facendo i ragazzi di Pierluigi Formiconi, un lavoro incredibile che ha riportato la formazione in alto in classifica. Adesso occupiamo il 6º posto e sicuramente, insomma, questo è un aspetto positivo dopo un avvio complicato, l'abbiamo detto più volte, anche per colpa del calendario. Insomma, questa sicuramente però è la vera Lazio. Allora, vediamole insieme la classifica, visto che l'abbiamo nominata, classifica che vede chiudere il Brescia in testa con 30 punti, Prorecco 27, Sport Management 22, Acquachiara 21, Savona 15, Lazio 13, Napoli 12, Come Bogliasco 9, Posillipo 7, Roma Visnova 6, Florenzia 1. Mario, la partita che più rappresenta la stagione della Roma Visnova, quella che, se chiudi gli occhi, ti viene in mente, qual è quella del 2014? Beh, sicuramente nel 2014 la partita con il Civitavecchia ai playoff, alla gara di ritorno, appunto, che ci ha concesso di entrare di diritto nella Serie A1. Per quest'anno penso la partita con il Bogliasco in Serie A1, perché è una partita che abbiamo giocato benissimo, di squadra, in cui non abbiamo mai messo in discussione la partita, è la partita che secondo me sia di squadra sia singolarmente abbiamo giocato meglio.
Federico, per voi la partita più rappresentativa di questa Lazio? Ma ce ne sono diverse, perché comunque anche l'anno scorso l'ultima parte del campionato è stato molto positivo, sono sfumati i playoff per un punto soltanto. Diciamo, venendo alle gare più recenti, è sicuramente questa di Napoli l'ultima, perché dicevamo mancava la vittoria alla Scandone da tanti anni, e la prima vittoria con il secondo Formiconi quando è tornato sulla panchina della Lazio. E poi ovviamente, non me ne voglia Mario, ma anche il derby è servito a lanciare, perché poi da lì la Lazio ha tolto un po' tutte le paure che aveva con sé e quindi è ripartita per ottenere la classifica che abbiamo visto poco fa. Se vi chiedo di darvi i voti, di dare i voti alla Roma vis 9 alla Lazio, però facciamo il contrario, tu dallo alla Roma. Beh, io posso insomma dare un bel 7,5, insomma, visto che comunque c'è stata questa storica promozione, questo impatto con il massimo campionato, che non è assolutamente facile, soprattutto per una formazione così giovane, una politica insomma che va avanti negli anni, una politica societaria che punta a valorizzare il vivaglio, un po' anche come noi ovviamente abbiamo dei ragazzi che stanno venendo fuori, l'ultimo che mi viene in mente è assolutamente Cannella, che sta facendo veramente grandissime cose, quindi sicuramente l'impatto non è facile, però ha ottenuto già questi punti che la lasciano ancora appesa a questa speranza salvezza, credo, no? Certo. Invece la Lazio, quale voto gli daresti? Beh, un 8,5, perché sicuramente le ultime 5 partite della Lazio sono state eccezionali, hanno fatto 3 punti a Napoli, lo stesso derby contro di noi è stata una bellissima partita che la Lazio è riuscita a portarsi a casa, ma anche il pareggio con lo Sport Management, quindi nonostante un avvio di campionato complicato è riuscita a unirsi come gruppo e a dimostrare poi di trovarsi al 6° posto e di meritarsi questa posizione in classifica. Siamo in clima natalizio, si vede. Sì. Infatti avete un po' lanciato quelli che sono i vostri auguri, quello che le squadre hanno realizzato per dare l'appuntamento ai tifosi, per dare gli auguri di Natale. Partiamo allora con la squadra più giovane, va? Partiamo con la Roma Visnova, questo augurio natalizio che nemmeno Mario ha ancora visto, no. Quindi lo vediamo insieme. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. With little tin horns, little toy drums, rooty toot toots and rum-a-tum-tums, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're away. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. You mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town. Allora, tanti auguri dalla Roma Visnova. Sì, tanti auguri. Tu ti sei visto? Sì, sì, mi sono visto. Ti immaginavi così? No, non pensavo di poter vestire le panne di un elfo. Anche lì a braccia larghe, mi sembra. Sì, no? Sì, sì. E allora ora passiamo la palla all'altra squadra della capitale, la Lazio, e vediamo un po' i loro auguri invece. Natale dalla prima squadra della capitale, Forza Lazio. Auguriamo buone feste e felice anno nuovo a tutti i fan della Polisportiva Lazio. Tanti auguri di buon Natale e di buon anno, e soprattutto di un 2015 ricco di successi, non solo sportivi, ma soprattutto sportivi. Noi laziali sfegatati vi auguriamo auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Auguri a tutti i laziali dal Sosserie. Buon Natale, buon Natale. Auguri di buon Natale dalla Lazio Nuova.
Grazie, Bruno Garbarella. Buon anno e buon Natale da Joshua Samuels. Buon Natale dalla Lazio Pallanuoto. Auguri di buone feste a tutti, dai! Ti auguri di buon Natale ai nostri amici della Lazio Nuoto. Auguri! Buon Natale dalla Lazio Nuoto Campatella! La squadra di pallanuoto Under 13 della Lazio augura a tutti buon Natale e grandi successi per il 2015. Auguri, 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 auguri! E forza Lazio! Tanti auguri dalla SS Lazio Nuoto. Keep the love of the fans! Da Pierluigi Formiconi, auguri di buon Natale a tutti i laziali. Allora, la Lazio ha dedicato gli auguri un po' a tutte le società, le varie piscine di proprietà della Lazio Nuoto, quindi un video che ha raccolto un po' il dietro le quinte, tutti coloro che ci lavorano. Sì, più che altro ha voluto premiare con un minimo di visibilità tutte le persone che, come dici tu, lavorano dietro le quinte, no? Gli istruttori, le persone che sono al desk, che offrono appunto informazioni ai tesserati, perché è giusto che anche loro abbiano il loro spazio, no? E sono persone che comunque contribuiscono a rendere ancora più gloriosa questa società, che è una società storica, che da anni offre appunto corsi di nuoto, non soltanto di pallanuoto, tuffi e via dicendo ai suoi iscritti, e quindi era giusto, abbiamo voluto omaggiarli così, augurando a tutti quanti voi buon Natale. Formiconi in veste di Babbo Natale, non oso pensare cosa regalerà ai suoi ragazzi. Ma credo che siano stati i ragazzi a fare un bel regalo nell'ultima partita a Pierluigi, assolutamente, forse qualche cena fuori, oppure qualche giorno di libertà magari in più dagli allenamenti, forse potrebbe essere un bel regalo per i ragazzi. Ce l'avrete anche voi qualche giorno di pausa? Sì, qualche giorno, però torneremo subito in vasca per preparare benissimo la partita del 10 gennaio contro il Posillipo delle Muramiche del Foro Italico. E allora non mi rimane che farvi un in bocca al lupo per il proseguo della stagione e tanti auguri di buon Natale a voi personalmente, ma anche alle società che rappresentate. Crepi il lupo, grazie ancora una volta della disponibilità e di questa possibilità di continuare a parlare di pallanuoto. Mario, porta anche tu i saluti alla squadra. Grazie, tanti auguri di buone feste anche a voi. E allora, non mi rimane che farli anche a tutti voi, a tutti i telespettatori che ci hanno seguito in queste prime puntate di questo nuovo programma che è nato da pochi mesi. Auguri a tutti da parte di Rete Sole, dalla redazione, da parte del settore tecnico. Vi lasciamo con questa raccolta di auguri ed immagini un po' speciali per sorridere un po'. Grazie a tutti. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright.